5, codice di procedura penale, l'imparziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Giustizia in data 12/6/2023 nei confronti di Fontana Davide, appellata dalla difesa nell'interesse dell'imputato, dalle parti civili, nonché dal pubblico ministero presso il Tribunale di Giustizia, ritenuta con riguardo al capo A delle imputazioni la sussistenza delle aggravanti di cui all'articolo 577, primo comma, numero 3 e numero 4, con limitato riferimento per quest'ultimo numero alla circostanza di cui all'articolo 61, numero 4, codice penale, ed escluso invece il concorso della circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 1, codice penale. Confermata la circostanza di cui all'articolo 577, secondo comma, codice penale, come correttamente contestata, rettificata e specificata la parimenti come stata aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 codice penale e quella del numero 5 del medesimo precetto, ritenuta la modificazione del capo B con il capo A in quanto avvenuti dall'incontro della motivazione ai sensi dell'articolo 81 codice penale, ritenute le già riconosciute circostanze attenuanti generiche di uso valenti rispetto alle circostanze aggravanti sul capo A, ridetermina la pena da infliggere di ergastolo senza il solamente turno. Ma è quella di non avere più un'agricoltura classista alla quale ormai ci sta spingendo l'Unione Europea, cibi buoni più rari per chi se li può permettere, porcherie che arrivano dagli altri mercati extra UE per chi ovviamente non se li può permettere. Il disegno è chiaro e quello che noi vogliamo denunciare è anche l'introduzione ormai di una strategia della creazione di carne sintetica e sementi sintetiche che dovranno sostituire quello che è il ruolo vero dell'agricoltore, che non solo svolge questo ruolo ma è quello che finora anche ha garantito come sentinella del territorio un certo equilibrio che si va sempre più perdendo. Infatti aumentano gli incendi, aumentano anche i fenomeni di dissesto che non sono solo collegati a quelli che sono i cambiamenti climatici. Il governo come si sta comportando? Male, perché il governo potrebbe realmente fare un'operazione anticiclica rimodulando le risorse del PNRR e quindi, come è stato già, per affrontare il caro energia, fare un piano straordinario, che è quello che noi chiediamo, abbiamo anche individuato le fonti di finanziamento, e quindi fare un piano straordinario quinquennale per dare una risposta concreta da un punto di vista strutturale al mondo agricolo. Certamente i segnali di questo governo, già nel cancellare l'esenzione IRPEF, non fanno ben sperare, vuol dire che questo governo non ritiene strategico il ruolo dell'agricoltura. Ho perso un occhio sinistro al lavoro, io sono qui per dire in testa alta, noi siamo della comunità marocchina, la laboriosa comunità marocchina, paghiamo anche la tassa della morte nel cantiere di lavoro. Io vorrei estendere questo, la nostra nota, come spazio marocchino italiano per la solidarietà. Noi siamo qui per dire basta. Basta, basta, basta guerre nei cantieri. Ci vuole il cessato del fuoco qui, nei cantieri, nelle fabbriche d'Italia. Siamo in guerra. I sindacati hanno detto che in 15 giorni sono morti 14 persone nelle fabbriche. Sì che chiediamo il cessato del fuoco. Non siamo in Palestina oppure in Ucraina, siamo proprio nelle fabbriche d'Italia. Mi arrabbio per dire no, no alla morte nelle fabbriche. Bravo. Questo lo sapete cos'è? Il segno della sfida. Noi siamo qui intanto per una manifestazione di libertà. Questo è il primo concetto che ci unifica. Poi diciamo chiaramente, ma non per una questione ideologica, ma per una questione di sopravvivenza, meno Europa. Ecco qual è l'altro tema, meno Europa. Ma scusate, ma se il sistema è marcio, se è politico mafioso, se è fatto da lobby, sono antisistema!
al ministro Lollobrigida un momento successivo a questa piazza? La risposta è stata no, ci ha detto che non ci vuole sentire, che lui non incontra nessuno. Cari miei, il cerchio magico l'abbiamo conquistato noi il 25 di settembre 2022, andando controcorrente, andando contro tutti e imponendoci a quello che è il sistema. Oggi, domani c'è un tavolo. Domani c'è un tavolo conquistato dalle mobilitazioni al Ministero, noi saremo lì insieme alle rappresentanze degli agricoltori che hanno conquistato finalmente il diritto di sedersi di fronte al governo e a parlare di crisi, cioè quella cosa che sono decenni che viene negata e viene negata da chi però la crisi porta sulla coscienza. E le prime che sono il pezzo della politica, della classe dirigente che la nega, sono state le organizzazioni professionali agricole che hanno nascosto la crisi, l'hanno rimossa e che oggi sono chiamate alla responsabilità. Questo è il sistema che c'è in Italia oggi. Vorrei che fosse chiaro, questo che è avvenuto qui a Firenze purtroppo è lo specchio di quello che sta succedendo nel nostro paese, se no non ci sarebbero più di 1000 morti all'anno, non ci sarebbero solo a febbraio 41 persone che sono morte sul lavoro, a febbraio di quest'anno, e non è ancora finito il mese. Quindi quello che deve suonare come una campana per tutti è che quello che è successo qui non è una tragedia, un infortunio, è proprio un sistema che va cambiato e che non funziona, perché si è determinata una precarietà nel lavoro che non ha precedenti, perché si è stabilito la possibilità col subappalto a cascata di non avere limiti in quello che succede, senza alcun controllo. Qui siamo tra l'altro in un cantiere privato, quindi è chiaro che c'è bisogno di agire. Questo vale per il governo, ma vale anche per il sistema delle imprese. Le imprese non possono star zitte e far finta che questo non riguarda anche loro, perché fare imprese in questo modo è metterla in quel posto a chi vuol fare seriamente l'impresa, senza, rispettando le leggi, rispettando le regole, investendo sul lavoro. Quindi è chiaro che per quello che ci riguarda, lo diceva bene Per Paolo, è il momento non del cordoglio, è il momento di fare, di agire e di intervenire finora dove non si è fatto, cambiando quelle leggi balorde che sono state fatte. Il subappalto va a cascata, va cancellato, bisogna introdurre la patente a punti, bisogna estendere il diritto alla formazione e alla prevenzione, bisogna aumentare le assunzioni degli ispettori e anche dei servizi di medicina del lavoro, e bisogna da questo punto di vista cancellare anche tutti quei sistemi che hanno portato qui addirittura ad avere gente che lavora clandestina. La maggioranza di quelli che sono morti sono migranti, in alcuni casi clandestini. Guardi, noi al governo chiediamo che si apra una trattativa seria. Io di annunci e di chiacchiere ne ho già sentite anche troppe. È da luglio che non ci sta incontrando. Noi queste cose un anno e mezzo che le abbiamo proposte. Adesso ci vogliono 41 morti per decidere che bisogna intervenire. Hanno convocato lunedì mattina. Bene, si apre una trattativa. Non sia il solito film che ci tengono mezz'ora a Palazzo Chigi per chiederci cosa pensiamo, per poi fare quello che gli pare. Lunedì ha un senso se si apre una trattativa. Noi abbiamo presentato una piattaforma. Fare una trattativa vuol dire che si viene via da lì, non dopo un'ora, ma si viene via da lì quando si è fatto un accordo che ha risolto i problemi. Se c'è bisogno si sta lì anche 2 giorni, 3 giorni, dietro fila, come abbiamo fatto altre volte. Basta chiacchiere e anche deleghe in bianco, basta. Noi di deleghe in bianco non ne diamo a nessuno. È il momento di avere delle risposte precise alle piattaforme che abbiamo presentato.